Attorno all'anno 1000, l'Italia meridionale era un crogiolo di culture e civiltà diverse. Terra un tempo greca e poi romana, aveva le tradizioni orientali bizantine che si fondevano con quelle occidentali cattoliche. Il mondo europeo incontrava quello arabo. La situazione politica in Italia era complessa. Il tacco e la punta dello stivale appartenevano all'impero bizantino. Le regioni centrali alla Chiesa di Roma. La Sicilia era in mano araba. Nell'Italia meridionale convivevano longobardi, bizantini e piccoli baroni locali in lotta l'uno contro l'altro. La situazione era davvero confusa. Formalmente questa parte di penisola apparteneva all'impero bizantino, ma le truppe non erano sufficienti a presidiare il territorio. I primi normanni giunsero in Italia nel 1015. Erano un piccolo contingente giunto dalla Francia in occasione della rivolta antibizantina guidata da Melo, un nobile pugliese. Fu questi ad assoldarli e a far balenare loro la possibilità di scacciare i bizantini e di impossessarsi delle loro terre. Alcuni entrarono così al servizio dei signori locali e chiamarono altri compatrioti come rinforzo. La Sicilia rappresentava un'opportunità straordinaria. I giovani normanni avrebbero potuto costruirsi un futuro. Perciò molti di loro abbandonarono la Normandia. Ruggero si impegnò a fondo nelle trattative. Era consapevole che in Sicilia i normanni erano una minoranza. La popolazione locale era di origine greca o araba. La conquista non poteva ridursi a un'occupazione militare. I normanni non erano in numero sufficiente. Bisognava cercare la collaborazione dei locali. Ruggero ebbe un'eccezionale lungimiranza politica, cosa straordinaria nell'undicesimo secolo. Comprese che avrebbe dovuto mirare alla cooperazione e alla convivenza pacifica tra popoli di origini, religione e cultura completamente diverse. La Sicilia non era più una regione dilaniata da lotte interne. Nell'isola convivevano culture diverse. Era una terra prospera e pacifica. O coraggio di Roccafort. Il coraggio di Roccaforte. Puschiente che Roccaforte, quando gli fu la freona, s'impolai a suonare in talaveo, i San Fradei du Piz e di Parta Steona gli consiglian disder di San Fradeo. Quei che si trasferian alla marina, se la volai uscianer pur udea, pu plagiar da varla ancora vicina, con la speranza che a vossa contontea. Panfina o Monte Vecchio e o Pizzo di Bovien, che per tanti secoli cam di innamorei, la tarievo e salmichievo da Duntan, cerchian da visionessela pur uroi. Gli arcumanean de Pigliero punien, pa Duntaners alla svelta di Cauprivo e di Sciansono sulla manta mascarien. Maroda, ferma e decisa di Fossavar, che né la freona e menco tormat, e a vossa puccio di fer la scugner, lo più bel paste cu distien di dot. Sarcaunta che na genia di cavalier, di principossi, di principe e di baruoi, denta la frengia se la vosso porter, per fer sprutieger mugier e figliuoi. La miso a fer la guardia do castiel, e per quei che vono o canascien de poi, fu cam na baniera per San Fradeo. Dritta cam na colagna sulla rina, se dan au cad per bagier u zio, e se fe trover pronta ogni mattina, per civer sempre più beda o disc du sau, che se fece della racchide d'artiera, e la salura cam se afferrerau, dan gli u bangiorn con la prima raiera. U pizzo di gelarm, u pizzo di dengio e montesar, e tutto il cuormi che chielo un fine a preia,
s'aggiungo men con men puro con me, gli giro attorno e roda se n'apriea. E se n'apriea puro i San Fardei, che la rispieto come una gran maciauna, che per spiet secondo lui, arani e wei, gli va su da scere, sferan puro la freuna. Dopo di questi millenni e ancora dea, a fare la sentinella del paese. La lingua oggi viene parlata da circa 250.000 abitanti. Io mi onoro di parlarla, di scriverla e di leggerla. Viene anche parlata, oltre che a San Fratello, ad Acque Dolci, Montalbano e Licona, Novara di Sicilia, Fondachelli Fantina, San Piero Patti, per la provincia di Messina, per la provincia di Enna, Nicosia, Idone, Sperlinga, Piazza Armerina, per la provincia di Catania, un quartiere di Randazzo e poi la provincia di Siracusa, il comune di Ferro. Durante la mia inchiesta sul dialetto aidonese ho potuto notare che lo strato più conservativo è stato quello dei contadini. Loro continuano a parlarlo quando sono da soli, ma di fronte a una persona come me, che era un'estranea in quel momento, cominciavano a parlare in quello che è il dialetto aidonese, diciamo, sicilianizzato. Oppure a volte tentavano anche di parlare in italiano. Per esempio una reazione singolare è quella degli artigiani. Gli artigiani sentivano la situazione dialettale come estranea a loro, cioè vergognandosene. Per cui nel momento in cui dovevano dirmi qualche termine in vernacolo, me lo dicevano come se me lo trasmettessero per bocca del contadino. Quindi il contadino che chiedeva loro un pezzo dell'aratro, allora loro mi dicevano il villano, il contadino chiedeva in questi termini. Quindi sentendolo come una cosa lontana. Di quando va vicino a Nabbra ora, gli era industria di duna come giorno chiaro. E ad una si specializzava nell'egua e pareva che avesse stato in gran parola. Che non sapete, con la parola, che non sapete quando va detto, ma ne cavi e mi cantavi anni in nanna, si lo cucciate a me, era di chiosi. Stateda, di cui una si trova nei primi casalei da città di Morgantena, che fu costruita dell'antic siciliai e a poi colonizzata di Grecia. Si può cambiare, si può cambiare. Quando la gente non è che ferro, è sempre pronta a mormoriare, parla sempre e mai si stanca. E non si fa... Professore, qualche esempio di frasi in lingua gallo-italica? Quella più famosa che tutti ci invidiano è Giencian Giencian Ciai, che tradotto letteralmente significa c'è una piazza piena piena di chiodi. Ma sarebbe troppo semplicistico se la dicessimo solo così, la posso anche scandire. Quel ye un significa un, cian significa piano, cian cian pieno pieno, d significa di, chai. Ma ce ne sono altre, per esempio, piglio piece e piecenat, prendi il pettine e pettinati. Oppure gliena cieva punuro cia, c'è una chiave appesa al chiodo. In questa lingua esistono pubblicazioni e documenti che hanno interessato molto i glottologi e gli storici. Una certa letteratura da oltre un secolo ha trascritto le fasi più significative sia degli autori che di poeti e romanzieri. La Cappieda, la Sbornia. Il Zuffareo canta al Vapari di Mesbitu, vicino di chiesa sempre in Briac. Perda Fradeo. E dic me subito sa su me, ma perché sono tigre del carosini. Alla sera torna sempre in cimarrea, dopo che si è fatto gir del cantini. Lo ferria tutti con una grande vuzian, come si fa qui sa muore con tala pesca. E però tutto lo semeo ni san di passian. Appena si deve verso dal campers, la sera e la banchina gli abbiu sotti. Ed anna passarau la gente cerca anni per mucersi. Una che moto pe alla bene d'ancia, a chi gli vede avanti a 100 miozi, e con puro che schiappo tucci po sulla rat, gli è sempre chi intriccia e chi se la fianta al chiozi. Eppure sa mugier e sa friaturi, dice che mi subito in banco stien, sa che quando sta cianta la cappieda, gli piglio come so dire il cianco minori. Davvero, mi è subito un pezzo di pean.
e a sound of tian che gli dura 5 minuti. Ma sta di cura, e vedrai che in ta sua tesaura gli piglia una decina di volte d'aura. E chi su mangia si rompe la dentiera. De otto giorni, sa mugier, u persuadi, da procurare udat picarugi. Quando tornea con la bottiglia cina, che già faceva risuota la bonaca, Rusida la smicia che era a scurina. E capì subito, cuva chier della porteda, invece de mounz della vacca della verina, il baghia e gliela munzò della caneda.